Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qua con il mio Shark Bus, il bellissimo squalo di Ikea. Per chi avesse capito il gioco di parole Shark Bus, vi voglio un sacco di bene. Per chi non l'avesse capito, fatevi una cultura, sì. Allora, oggi siamo qua non per fare un video sugli squali, né parlare di Ikea, ma siamo qua per fare un video un pochino rant, ovvero un video dove io mi lamenterò di cose. Bene, perfetto, più precisamente oggi ci andremo a immergere in quella che è la burocrazia canadese, quella burocrazia della quale tutti mi fanno domande, tutti mi chiedono cose, della quale magari alcune cose non le so. Infatti oggi parleremo delle cose che io so e parlerò anche di un episodio molto spiacevole che è successo prima del mio matrimonio per quanto riguarda la burocrazia canadese. Prima di iniziare a parlare della burocrazia canadese, soprattutto del processo di residenza che sto ancora facendo dopo un anno, voglio parlare di un'altra bravata della burocrazia canadese che ho dovuto affrontare ad agosto, cioè ho dovuto affrontare io e la mia migliore amica. Io nel video del matrimonio ho detto che la mia migliore amica non è venuta al mio matrimonio. Lei non è venuta al mio matrimonio non perché sia stronza, ma perché il governo canadese è stronzo. Molto bene, allora passiamo pari passo, come è andata la cosa. Lei non era sicura, diciamo, di poter venire al mio matrimonio per cazzi suoi che non sto a parlare in un video. Poi ad agosto, va bene, ok, abbiamo capito, ci siamo svegliate tarde, ad agosto lei ha detto che lei vorrebbe venire nonostante tutti i casini che aveva nella sua vita, ok. Cos'è successo? Siccome lei non ha ancora la cittadinanza italiana, giustamente deve fare un visto di entrata, un visto turistico, che anch'io ho fatto quando, la prima volta che sono venuta in Canada, io ho fatto un visto turistico per venire in Canada perché non avevo ancora la cittadinanza italiana. Io la cittadinanza italiana, perché non lo sapesse, l'ho ottenuta solo l'anno scorso. Quindi dopo tipo 30.000 anni che vivo in Italia, ma questi sono dettagli. Quindi il visto turistico è la cosa più stronzata che si può fare per venire in Canada. Giustamente per chi è europeo queste cose non ci pensa, perché dice vabbè, io vado ovunque col mio passaporto europeo, frega cazzi. Invece per chi non è europeo, e siccome io ho vissuto praticamente 13 anni in Italia con un permesso di soggiorno e non ho mai visitato paesi, perché dovevo sempre avere i visti, tipo, prendiamo Londra come esempio, tutti mi chiedono: non hai mai visto Londra? Oh my god, non l'ho mai vista, perché sai che sbattimenti fare i visti turistici, ecco. Quindi cosa è successo? È successo che io a lei ho detto: guarda, il visto turistico in realtà è una cagata perché ci mettono anche poco a farlo, quindi ti consiglio di andare direttamente a Roma, portare i documenti, perché adesso ti prendono pure le impronte, e fare tutto insieme e poi loro ti daranno sto visto e fine. L'ho aiutata a compilare le cose perché giustamente, siccome io ormai sono un'esperta della burocrazia canadese, ho detto ti aiuto io a fare questa cosa. L'ho aiutata, lei è andata a Roma, lasciamo stare il trattamento che ha ricevuto a Roma, l'ambasciata di Roma si deve vergognare come una merda, io li denuncio. Ha ricevuto un trattamento terribile, gente incompetente, gente che non sapeva come fare il proprio lavoro, ha perso pure il treno, quindi ha dovuto pure ricomprare il biglietto, insomma un casino totale, e lasciamo stare. E fin qua dici, ok, è andata male questo processo, bene, l'importante è che adesso questo visto mi venga dato. LOL. Cosa è successo? Dopo 2 settimane circa ha ricevuto una conferma che il suo passaporto, perché tu devi lasciare il tuo passaporto in ambasciata quando fai questi visti turistici, che il suo passaporto doveva arrivare il giorno dopo, bla bla bla, con tutta la roba tracciata, e sul sito ti veniva fuori la cosa, il passaporto processato, ovvero il passaporto che hanno già fatto tutto il lavoro e tutto quanto. Beh, perfetto, tu dici, beh, c'ho il visto. Lei tuttora diceva, vabbè, io spero solo che questo visto me l'abbia dato. Ho detto, ma dai, cioè, ci ha messo 2 settimane, perché se loro ti rifiutano per un qualcosa lo fanno molto prima di 2 settimane, cioè lo fanno molto prima del... non aspettano che sia un mese a passare, tipo a me quando hanno rifiutato il visto da studente, il visto di lavoro, che dopo ne parlo, l'ho saputo subito, non l'ho saputo dopo un mese, ecco. E ho ricevuto pure l'email di rifiuto, quindi sapevo già. Vabbè, lei riceve il suo passaporto a casa e mi dice: non ci credo, mi hanno rifiutato il visto. Io non ci ho più visto, questo era... Lei aveva pure i biglietti d'aereo,
Quindi quando tu vai in visto turistico devi avere il biglietto dell'aereo già comprato, quindi già là siete stronzi, mi fate comprare un biglietto aereo e poi non mi rifiutate il visto, ma voi vi state prendendo per il culo. Devi comprare il biglietto aereo, devi dire dove starai, quindi ho messo il mio indirizzo perché doveva stare a casa mia, ho addirittura dato tante delle mie informazioni, tipo il mio lavoro, il mio conto bancario, cioè cose simili, una cosa pazzesca. E anche lei ha dovuto dare un sacco di informazioni per un cazzo di visto turistico, che vabbè, inaccettabile, vabbè, dettagli. Cosa è successo? Che il suo visto è stato rifiutato, questa è stata una cosa come 4 giorni prima del matrimonio, quel giorno è stato orribile, quel giorno io ho ricevuto una cosa come 5 notizie brutte riguardo al matrimonio e non ce la facevo più, ho avuto una crisi. Quindi diciamo che uno, ci siamo rimaste male entrambe perché era già tutto programmato, lei aveva il vestito, insomma, cioè, sai, dici che bello, fino all'ultimo non sapevo se lei sarebbe venuta o meno, quindi alla fine il suo visto è stato rifiutato. Perché è stato rifiutato il suo visto? Perché questa è la parte importante, non è tanto il, è stato rifiutato il visto, qualcosa non avrà compilato bene le cose, no, io ho ancora lo screen di quel visto. E c'erano scritte delle cose ridicole, ok? Prima di tutto c'era scritta la cosa del... il tuo motivo per il quale vai in Canada non è valido. Cioè, lei aveva scritto vado al matrimonio della mia migliore amica. Anche io le avevo fatto io una lettera personale dove dicevo ciao, il mio nome è questo, i miei documenti sono questi, vivo qua, il mio numero di telefono, la mia email, se avete problemi chiamate, bla bla bla, lei starà a questo indirizzo a casa mia, lei viene per il matrimonio che sarà festeggiato questa, cioè una cosa tipo privacy who, cioè una cosa che ho dato tipo tutte le informazioni possibili e gli hanno detto che il motivo non era valido, cioè un matrimonio non è un motivo valido, cioè se tu vai al matrimonio di tua cugina è valido, invece se è la tua migliore amica non vale. Ok, perfetto, vabbè, non importa. Secondo motivo, una cosa del tipo your travel history, cioè ovvero la tua i viaggi che hai fatto. Questo mi ha fatto ridere perché lei aveva appena cambiato il passaporto, quindi aveva tipo solo un viaggio nel suo passaporto, ma anche se dava il vecchio passaporto, anche se tracciavano i suoi vecchi viaggi, era andata tipo... è sempre stata in Europa e qualche anno fa è andata in Irlanda per l'Erasmus. Quindi travel history cosa? Mica sono andata tipo chissà dove, cioè non ho capito, c'era solo scritto travel history, vabbè, non importa, se per voi travel history è una cosa così problematica, ok. Poi aveva detto, poi avevano scritto una cosa del tipo i tuoi familiari, una cosa tipo la connessione dei tuoi... vabbè, una cosa tipo con la famiglia. Tutta la sua famiglia vive in Italia. Tutta. Cioè, una cosa del tipo che mi dici, c'hai un parente in Canada, quindi chissà cosa fai, andrai là, non tornerai più indietro. No, tutta la sua cazzo di famiglia è in Italia. Tu che ti attacchi alla mia famiglia, che tutti vivono nella mia stessa città, tutti vivono in Italia, cos'è questa motivazione? Perché c'è un foglio dove ti chiedono le informazioni della famiglia, tua mamma, tuo papà, e se c'hai sorelle, fratelli e tutto quanto, o se c'hai anche il coniuge. E lì c'è tu dai tutte le informazioni, fine, non c'è niente di che. E niente, si sono attaccati pure a questo. E poi c'era qualche altra stronzata, poi loro ti dicono... cioè non c'era neanche un tipo non hai compilato bene i documenti o ci mancano delle informazioni, no, non c'erano queste motivazioni, perché queste sono motivazioni per rifiutare un visto. Invece qua c'erano delle motivazioni che l'hanno trattata come se fosse una criminale, una cosa orribile, cioè lei ha sempre vissuto in Italia, ha studiato in Italia, ha la laurea in Italia, cioè una cosa tipo che siete delle merde, ok? Quindi burocrazia canadese, sei una merda, Canada sei una merda. Come ho già detto, questo video sarà molto rancoroso verso questo episodio, ma sarà anche rancoroso per le cose che vi dirò dopo. Allora, prima di tutto voglio spiegarvi un pochino la mia storia per chi fosse nuovo qua. Farò una cosa molto short, vi giuro, se per caso mi seguite dall'inizio sapete già. Io sono arrivata in Canada come studente, quindi io sono arrivata con un visto studentesco e avere questo visto, una volta che tu sei accettato in un'università canadese, questo visto è abbastanza facile da ottenere, basta che insomma rispetti tutti i criteri, che giustamente è così. Uno dei principali criteri è quello che riesci a pagare l'università, se sì bene, per il resto ce ne sbattiamo un po'. Bene, perfetto. Quindi tutta quella parte non è stata così difficile per me. Poi... dopo che io ho finito l'università, qua in Canada, almeno qua in Quebec, ma forse vale per tutto il Canada, sì, vale per tutto il Canada decisamente, poi, siccome se hai studiato in un'università, hai
hai il diritto di ottenere un permesso di lavoro post studi che te lo danno a prescindere, diciamo, per farti stare qua tutti quegli anni che tu hai studiato. Nel senso, nel mio caso io ho fatto 2 anni di università perché ho fatto una magistrale, quindi loro mi hanno rilasciato un permesso di lavoro di 2 anni. Per poter cercare lavoro, quindi non era obbligatorio che avessi già un lavoro, te lo danno proprio così come per ringraziarti perché gli hai smollato un botto di soldi alle loro università. mica stronzi, e niente, quindi io dopo che ho finito l'università ho fatto questa richiesta di questo permesso di lavoro che sembrava una cosa molto semplice, molto alla mano, niente di che, niente di complicato. Mi hanno rifiutato il visto. Sono andata un po' in panico perché era il periodo in cui io stavo insieme a lui da tipo circa un annetto, avevo la voglia più profonda di stare in Canada, volevo solo stare qua, quindi il fatto che mi avessero rifiutato un visto, ero tipo, oh mio Dio, che cosa è successo? Cosa era successo? Era successo che loro a un certo hanno cambiato dei documenti dopo che io avevo fatto già la domanda, quindi loro quando hanno trattato la mia domanda hanno detto che la tua domanda è sbagliata, perché loro avevano fatto i cambiamenti dopo che la mia domanda era arrivata al loro cazzo di ufficio. Al che mi sono girati i coglioni. Perché? Perché praticamente tu, se il visto ti viene rifiutato, non è che i soldi ti ritornano indietro, tu paghi il visto, poi quando fai la domanda devi ripagare. Per carità, questo visto non era costato così tanto, però stiamo parlando comunque di $300, che non sono pochi per me, soprattutto che era il tempo in cui lavoravo nel negozio, perché facevo ancora la studente, principalmente quando ho fatto richiesta di questo visto. Quindi vedermi fare togliere $300 dal mio conto per poi vedermi anche il visto rifiutato, mi sono girato un po' le palle. Ho rifatto la domanda, è stata accettata dopo pochissimo, dopo un mese io ho avuto il mio visto da lavoro che mi scadrà l'estate prossima praticamente, quindi è già un bel po' che io ho questo visto. Molto bene, molto bene. Allora, dopo che io ho fatto questo visto, tutto bene, nel senso tu c'hai questo visto e tutto quanto, però se avete visto il video dove io parlo del che lavoro faccio qua in Canada, se non l'avete visto ve lo consiglio, magari guardate prima questo video e poi andate a vedere quello, capirete un po'. Cosa succede? Che tu c'hai questo visto lavorativo, perché hai studiato qua, dimostra che tu c'hai una laurea canadese, hai dato il tuo impegno nelle loro università, le hai smollato milioni, e poi tu c'hai questo visto e la gente inizia a dirti, sì vabbè, ma se avessi la residenza avresti più opportunità di lavoro. Ok, va bene. Quindi cosa è successo? Io l'anno scorso, sì esattamente, quasi un anno fa, io ho fatto domanda per la residenza. Cos'è la residenza? Per chi non fosse molto pratico di queste, di questi termini, di queste, perché in Italia la residenza è una persona che va in comune e dice vivo qua, fine. Qua in Canada no. La residenza è come dire il permesso di soggiorno. Se non sapete neanche cos'è un permesso di soggiorno, il permesso di soggiorno è un documento che viene rilasciato a una persona straniera che però vive ed è residente in quel paese ed è una carta che ti aiuta sia a viaggiare in Europa, sia forse anche a lavorare in certi paesi, quindi insomma è il tuo documento più importante che tu possa avere in Italia. Prima di ottenere appunto la cittadinanza. Io ho avuto il permesso di soggiorno per anni, poi ho avuto quello illimitato e poi ho ottenuto la cittadinanza, ecco. Per farvela breve, perché non voglio raccontare la storia della mia vita, perché stiamo parlando di Canada, non dell'Italia. Quindi a te serve questo permesso di soggiorno perché dopo 2 o 3 anni puoi fare richiesta di cittadinanza qua in Canada. In Italia deve aspettare 70 anni. Quindi, com'è il processo di residenza? Il processo di residenza è una merda, va bene? Perché sì, prima di tutto costa un fottio di soldi. Sì, costa un bordello di soldi. Costa circa, allora, siccome io sono in Quebec, magnifico, qua tu stai pagando una cosa come $1000 in più per la residenza solo perché sei in Quebec. Cosa che non succederebbe in altre regioni. Esatto. Quindi cosa è successo? Io l'anno scorso, un anno fa, quando appunto mi ero trasferita a Montreal, ero molto sicura di voler fare la mia vita qua in Canada, eccetera, 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 ho fatto domanda per la residenza, ero disoccupata, quindi smollarli $2000 non è stato così bello, onestamente, con anche il matrimonio in corso, tutte le preparazioni, per poi farmi dire tipo una cosa come 4 mesi dopo che la mia domanda era già arrivata ai loro uffici, perché ci mettono un anno a darti la residenza, un anno, un cazzo di anno, vabbè. Prima di tutto tu invii una cosa come 70.000 documenti, cioè una cosa che non mi sono mai più sentita così
nuda davanti a dei documenti perché proprio ti chiedono anche quanti peli sul culo hai. È una cosa ridicola di quante informazioni, quanta poca privacy c'è nella domanda di residenza, ok? E vabbè, l'ho fatto. Ho inviato questi documenti dopo 4 mesi, 4 ben mesi. È successo che mi hanno inviato un'email dicendomi non ci hai inviato i seguenti documenti. Questo significa che praticamente questi qua dopo 4 mesi hanno appena aperto la mia busta piena di documenti. Era una busta con tipo una cosa come 50 documenti diversi. Al che molto educatamente ho risposto. Prima di tutto, quindi ho risposto dicendo... Vi ho inviato i documenti, questi i documenti che vi sto inviando adesso in realtà erano nella mia busta, quella che io ho inviato in tot data, che è arrivata in tot data da voi. Quindi non è possibile che io non abbia messo questi documenti, però ve li rinvio senza problemi, perché le frecciatine non devono mai mancare. Mi hanno solo risposto grazie. Allora, prima di tutto dovete capire che contattare l'ambasciata in Canada non puoi contattarle, non esiste. C'è un form per scrivere loro un'email, eccetera, eccetera, non ti risponderanno mai. Il numero di telefono non esiste. Io in Italia avevo molto meno problemi a contattare l'ambasciata rispetto a qua, ok? Poi date a disposizione un'email dove rispondete dopo ben 5 giorni, cioè dite nell'email che risponderete in 5 business day, ovvero 5 giorni lavorativi, che non è mai successo in realtà. Io spesso mi sono ritrovata a non avere mai risposta alle mie domande. Quindi come funziona questo processo? Perché ci mettono un anno? Ci mettono un anno perché sono stronzi, tutto qua, non c'entra niente. Prima di tutto hai bisogno di documenti dall'Italia, cioè già là mi sono girata i coglioni, hai bisogno del tuo, come si chiama, il casellario giudiziale, ma hai bisogno di un altro documento, bene? Quindi io, per fortuna, avendo i miei genitori in Italia, sono riuscita ad andare a farlo per me, io gli ho inviato la letterina dove dico autorizzo padre, madre, eccetera, eccetera. Poi li hanno ridovuti inviare a me e insomma tempi di attesa, soldi sprecati, vabbè, dettagli. Poi loro che mi dicono che io non li ho inviati i documenti quando li avranno anche persi, dettagli poco professionali. E poi ti dicono di fare un esame medico che ti viene a costare $200 e ti costa 275 se hai un tatuaggio. Io questo esame medico oltretutto l'avevo fatto già 2 anni fa quando ho fatto il mio visto lavorativo. Però no, non vale questo tuo esame medico. Tu lo devi rifare e devi anche pagare contanti e devi anche andare da un medico che è connesso all'ambasciata canadese, altrimenti non funziona, al governo canadese, scusate, non so se ambasciata, governo, eccetera. Quindi io che ho l'assicurazione canadese qua, che dove non pago nessuna visita, non posso andare da un medico random per fare questa visita, devo andare da un medico loro e pagarli pure in contanti e sganciarli $75 perché ho un tatuaggio. Va bene. Voi direte $275, questo esame deve essere una cosa completissima, no. Arrivi, ti fanno far pipì, ti prendono il sangue, ti fanno una specie di lastra che dura 2 secondi, poi vai nell'ufficio di un medico che ti fa domande super imbarazzanti, basta. Questa è la tua visita per la quale tu hai sganciato $275. Molto bene, molto bene. Poi loro si occupano di inviare i tuoi risultati all'ambasciata. Io questa visita l'ho fatto 2 mesi fa e ancora sul mio profilo online risulta che devo ancora inviare i risultati medici. Ovviamente tu cerchi di contattarli, ma niente, non ti rispondono, non vogliono saperne nulla. Ok. Quindi probabilmente la residenza la otterrò, il problema è che tu sganci un sacco di soldi per aspettare un sacco di soldi e non è neanche detto che tu la ottenga, perché siamo solo a metà processo, cioè siamo a un processo dove loro ti dicono sì, ok, fai la visita, ma a un certo punto magari potrebbero anche dirti hai bisogno di fare qualcos'altro, o questo non va bene, o quest'altro non va bene, potrebbero anche rifiutarti dopo tutti questi soldi. A un certo punto avevo anche deciso di chiudere il processo e di non farmi fare più la residenza, però era troppo tardi, non perché io l'avevo scritto nei primi 3 mesi forse in cui avevo mandato la residenza, loro mi hanno risposto dopo un mese, dicendomi che se chiudo il processo non avrò i miei soldi indietro perché ormai loro hanno iniziato il processo dei documenti. Quindi praticamente io ho perso $2000 e non ho neanche detto che io ottenga la residenza. E anche se la ottengo non me ne fotte un cazzo. Molto bene, quindi questo è
Detto in parole povere, quello che è la burocrazia canadese, it's a joke, it's a circus. Questo è, non ho altro da dire, non ho altro da dire perché la burocrazia canadese è sempre più ridicola. Soprattutto mi fanno ridere quando fanno tutte queste campagne di promozione dove dicono noi accogliamo tutti, gna gna gna, e il Quebec è la regione con più accoglienza di studenti, di cose e di robe. Sì! Loro ti danno quel permesso di lavoro perché giustamente tu sei una persona qualificata, c'hai un certo livello di studi, hai una laurea canadese, bla 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 bla, però dopo non ti danno il lavoro dei tuoi sogni. Ma va bene così ragazzi. Fate allora questo video mega sfogo, però veramente la burocrazia canadese nell'ultimo anno mi ha veramente fracassato le palle. Mi sono veramente rotto della loro burocrazia, del loro perbenismo, del tipo siamo gentili, siamo buoni, bla 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 bla. Quando vi trovate a rifiutare visti a caso o a farti fare la domanda alla gente, cioè per dirvi, quando io ho inviato la mia domanda di residenza, mi hanno detto che c'è stato un caso l'anno scorso in Canada dove hanno rifiutato 18.000 domande di residenza, 18 cazzo mila, quindi una persona che fa la domanda di residenza è praticamente al livello di voglio fare la mia vita in Canada, quindi probabilmente gente che magari ha una famiglia qua, una gente che si vuole stabilire qua, perché tu la residenza non la fai a cazzo di cane, perché tu comunque i permessi di lavoro li puoi sempre rifare, puoi sempre rinnovare, tutto quanto. Invece se tu fai la residenza è quasi un passo importante, che dici voglio star qua, voglio farmi la mia vita qua. Sono state rifiutate 18.000 domande, magari tra cui gente pure con bambini, con famiglia e robe. Vabbè. Perché sono state rifiutate queste domande? Queste domande sono state rifiutate molto a caso. Non si è capito bene perché, ma a quanto pare hanno detto è perché avevano dato troppe... Non so se ai rifugiati danno delle residenze, cioè nel senso, secondo me, a un rifugiato politico, un rifugiato di guerra, eccetera, eccetera, sicuramente danno un documento perché affinché loro possano restare sul territorio. E va bene, ok, va bene così, perché l'anno scorso comunque il Canada ha accolto un sacco di rifugiati anche per colpa degli Stati Uniti, che hanno anche loro chiuso tipo i confini. Quindi il Canada l'anno scorso ha accolto un sacco di rifugiati, quindi vabbè, ok, bravissimi, complimentissimi, però allo stesso tempo se voi date dei documenti ai rifugiati, non capisco perché questo deve andare contro la gente che ha studiato qua, ha un lavoro qua, ha una vita qua. Come fate a rifiutare una domanda di una persona solo perché non avete posto? insomma, quindi questo è per dirvela in parole povere, però diciamo che dopo quell'articolo che avevo letto me la sono fatta un po' sotto, proprio perché ho detto se mi rifiutano la domanda, cioè io li denuncio, perché non è possibile che tu spendi un sacco di soldi pensando oddio avrò finalmente un documento che non lo sto... più importante rispetto a un visto, per poi vederti rifiutato. Ok, non è il mio caso, non lo so, non è detto, non è detto, perché io sto ancora aspettando una risposta, però tutto ciò per dire, burocrazia è merda, e posso dirvelo, io sono passata, ho passato tanti anni anche con la burocrazia italiana, comunque la burocrazia italiana è una merda, sì, assolutamente, però la differenza con la burocrazia canadese è il costo. Tu in Italia non sganci milioni di euro per avere un cazzo di permesso di soggiorno, siccome io ci sono passata sia a rinnovarlo sia ad averlo infinito, eccetera eccetera, i soldi che tu sganci in Italia non sono niente a confronto dei soldi che tu sganci qua. Pure me, smetto di parlare adesso perché questo video molto probabilmente è molto 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 lungo. Mi dispiace per chi sia arrivato a fine di questo video, però questi video li devo fare ogni tanto, sia per farvi capire il disagio mio personale, sia per far capire che dovete anche smetterla di avere un po' un'idea perfezionista del Canada. Sì, sì, ha senso. Bene, noi ci vediamo la prossima volta, ciao!